rispetto a quello che utilizzerò come luce, proverò a utilizzare come luce, è questa, è una luce frontale molto economica. L'idea è quella di prendere ovviamente il contenitore, lo apriamo e ne tiriamo via praticamente il LED. Questa è l'idea. All'interno c'è un piccolo LED, sempre un COB, e questo lo andremo a mettere praticamente qui in questa sede qua, direttamente qui. E c'è da preciso, preciso. Il più possibile centrata. E adesso spegniamo le luci, pausa d'effetto, praticamente vedete che ci sono due buchini del disco, ed ecco qua. Ora il LED è acceso alla massima luminosità, quindi non c'è un segnale vero e proprio. Si è spento tutto, tutto precario, e adesso bisognerà lavorare sul dare un segnale a questo LED COB. Per dargli un segnale utilizzerò praticamente un segnale video di prova che è stato, che ho scaricato dal sito dell'NBTV, e praticamente sono quattro disegni differenti che loro hanno provveduto a riprendere e poi a mettere praticamente in un file WAV che si può scaricare. Io questo file WAV con Audacity lo ho allungato un po' e lo ho aumentato un po' di intensità perché il volume era molto basso. Per facilitare praticamente l'utilizzo di due vecchie, non troppo vecchie, casse da computer, ho tolto una cassa e con quell'amplificatore attaccato praticamente a una sorgente dove c'è il file WAV registrato sopra, provare praticamente a accendere questo LED. Già ci sono riuscito, quindi la fase successiva sarà di cominciare a fare delle prove. Sempre però prima bisogna finire di definire il discorso della sincronizzazione. Adesso qui ho messo, vabbè, tutto fatto così alla meno peggio, però bisogna risolvere il problema della sincronizzazione della regolazione di velocità di questo motore, perché fin quando non si riuscirà a mettere a puntino la velocità del motore, non sarà facile riprodurre questi segnali video. Per pilotare il LED che ho messo in questa posizione utilizzerò l'amplificatore contenuto in queste piccole casse da computer. La prova in realtà l'ho fatta ieri, non l'ho ripresa, però finalmente ci sono riuscito con quel segnale che ho scaricato dal sito dell'NBTV, che ho è media come poi, niente male come marca, che ho poi aumentato di volume senza clipparlo con Audacity, e l'ho pure allungato in maniera tale da avere più tempo di fare tutti i test, perché poi non sarà facile rientrare con il sincronismo, sarà una bella lotta. E allora adesso procediamo con lo smontare questo. L'amplificatore cercherò di montarlo lì.
monterò il reostato con un'altra basetta, cioè insomma farò il minimo indispensabile per cominciare a fare delle prove vere e proprie, che farò, però me ne farò a casa perché qui fa freddo, fa un freddo boia e non si resiste, oltretutto non ho nemmeno tanto tempo, quindi le farò a casa più caldo mentre mio figlio fa i compiti, io farò le prove e le riprese.